anche di Paola Di Marino e di Enrico, grazie per l'ospitalità, grazie per questa puntata pasquale di Un Sacco Bello, nel quale ci cimenteremo nel tentativo, perché si tratta di un tentativo, di dar vita ad una pasta frolla degna di essere sistemata su una pastiera napoletana per la Pasqua che appunto è in arrivo. Con Giulia Visina abbiamo anche il bomber della squadra, giusto? Applausi. Applausi per Sara O'Shea, 4 gol in campionato, 2 gli ultimi contro l'Empoli che hanno permesso al Napoli di ottenere un pareggio che magari ci sta anche un po' stretto. E allora, mentre voi cominciate a impastare questa pasta frolla, io parto da Sara O'Shea per sentire la soddisfazione per questi 2 gol, magari invece un pizzico di insoddisfazione per quello che è stato il risultato finale. Sì, sì, è vero. Io comincio a tagliare il burretto. Qualcuno qualcosa pure la deve fare, eh? Ok. Ovviamente soddisfazione per i tuoi gol, i miei gol, ma... Sì, non i suoi, perché lei di gol ne ha sempre fatti pochi, ma eh? Ma lei mi ha dato 2 segni domani, quindi è un gol, il suo gol. Ok, okay, okay. Ma sarebbe meglio con i 3 punti... Ma la prossima partita ci credo forte e possiamo fare qualcosa di bello a Milano. Ci divertiremo a Milano contro il Milan, quello è sicuro, un'avversaria di grande valore. Poiché mettiamo sempre insieme in questo format la cucina ed il calcio, mi piace raccontare quello che è un po' il ruolo di Giulia Visina in questa squadra, perché magari quest'anno Giulia ha giocato abbastanza poco, però è stata preziosissima, raccontava Sara di come abbia in qualche modo predetto il suo gol, è stata preziosissima per fare gruppo, un gruppo non facile perché si tratta di una squadra con tante calciatrici straniere e con un'anima fortemente invece identitaria che Giulia Visina rappresenta stando qui a Napoli da tanti anni. Si può dire che sei stata un po' la farina di questa squadra, il collante di questa squadra? Diciamo che mi piace pensarlo. Lo devono dire gli altri, non sicuramente io. Ci tengo tantissimo a far rimanere il gruppo unito, ad avere un gruppo coeso fra di noi dobbiamo essere un'unica cosa. È stato un duro lavoro perché inizio preparazione mi sono trovato con una squadra del tutto nuova e purtroppo inizio non ho nemmeno l'appoggio di Paola, capitano di questa squadra, perché stava lavorando in cucina, tra l'altro in cucina. Credo che puoi cominciare a buttare le mani, perché sì, se proprio vai, è vero che con i piedi sei molto brava, però dicono che sei anche la più brava a fare i dolci in questa squadra. Io provo, ma solo francese. Però raccontano che appunto Giulia Visina è il salato e Sara O'Shea il dolce. Sì, cioè... io vado più sul salato, vado più sul primo piatto, base di pesce, come con la di Sara O'Shea contro l'Empoli. E invece il piatto migliore di Sara O'Shea? Forse una torta francese con caramello salato. Burro e burro. Sì, burro. Burro, e chi in Francia mangiano solo burro. Sì, quindi... mi manca il burro qui. È vero, non lo usiamo tantissimo, però no. A questo punto, essendo un po' pesante, useremo questa torta il giorno sì. Della salvezza. Sì, esatto. Giulia Visina raccontava appunto di un gruppo che si è andato poi formando, no, nel corso della stagione. Tanti ingredienti ci sono voluti, in qualche Ti modo... posso dire che ad oggi abbiamo costruito qualcosa di importante. Non è stato facile perché... prendere gente comunque con culture diverse, tutte nuove, è come ricominciare da zero, no? Giallo. Certo. Quindi c'è stato un bel lavoro, molte difficoltà, però ad oggi vedo un gruppo... che è lievitato. Assolutamente, è la cosa più importante è che siamo tutte verso una direzione, cioè pensiamo al 23 maggio, pensiamo alla salvezza, pensiamo di prenderci questo obiettivo con il coltello fra i denti. Ok, e allora andiamo invece proprio nello specifico del discorso. Io vado, Sì, vai. Del discorso culinario, perché... E poi mescola. Sì, io faccio agli ordini! Perché la pastiera è un dolce tipicamente napoletano per Pasqua. Mi dicevi che invece in Francia non c'è un dolce pasquale tipico. No, tipico. Penso abbiamo tante cose diverse,
Ma io non mi ricordo di aver mangiato qualcosa di specifico per Pasqua ogni anno. Quindi non so, ma ci sono dei dolci per Pasqua, ma diverse, forse anche dipende dalla parte della Francia. Ma io mangio cioccolato per Pasqua. Eh sì, del resto anche le uova di cioccolato faranno parte del percorso di Pasqua del Napoli femminile che è andato già a consegnarle al carcere di Lauro, alle detenute del carcere di Lauro, un'altra delle iniziative per Pasqua appunto del Napoli femminile. Mancano al termine della stagione 5 partite, bisogna concludere in modo dolce questa stagione. Ah sì, ovviamente dobbiamo. Con la farina dolce di Di Caputo, Caputo, sì. di cui devo dire la verità, Sara è una grande utilizzatrice, perché poi nel ringraziare Francesco Micu e tutta l'organizzazione di Caputo ci sono delle case, degli appartamenti che hanno ricevuto più farina di altre, ma non per un motivo di differenza tra le ragazze, ma perché c'è chi come Sara ne ha utilizzato veramente tanto di Sì. farina dolce e non solo in questa stagione. No, non solo dolce, diversi tipi di farina. Io cucino ogni giorno, quindi farina ogni tanto, Serve. sì. Come si fa a chiudere con il dolce questa stagione, Giulia? Sarà tosta, però penso che stiamo prendendo partita dopo partita più consapevolezza delle nostre armi. La partita con l'Empoli, l'ultima che abbiamo fatto, non era facile ribaltare il Non è facile risultato. neanche per Enzo Pinelli riuscire a riprendere Saroscè che entra e esce dalla telecamera, eh? Devo lavorare Certo, con le certo. mani pulite, Sì, sempre. ma lei è un centrocampista col piede fino, Lei è quindi raffinata e deve pulita. essere un attimo. Infatti, Io sono un centrocampista sporco. devo dire che lei è veramente la farina dolce di questa squadra. Giulia è Assolutamente sì. sicuramente il lievito di questa squadra perché un nuovo lievito di Caputo che si chiama Subito Attivo, secondo me rende giustizia a Giulia Visina, in quanto Giulia anche quando entra dalla panchina, no, è subito attiva. Eh sì. Dicevamo, che cosa serve, così andiamo a chiudere e poi facciamo davvero un po' di pasta frolla fatta bene, che cosa serve per chiudere con il dolce questa stagione? Serve il cuore. Il cuore, sì, la Serve la testa. passione, la voglia, tanto voglia, essere concentrato sull'obiettivo 23 maggio, ogni giorno, sì, Concentrato. concentrato. Brava. È stata bravissima Saroscè, ha imparato l'italiano in tutta fetta, lo parla anche meglio di Giulia Visina che parla quasi esclusivamente Assolutamente. Non ci siciliano. vuole tanto, Direi di no. eh. Guardiamo in camera e facciamo gli auguri di Pasqua a tutti i tifosi del Napoli femminile, a tutti gli appassionati del calcio femminile, quindi in siciliano. Gli Come si dice auguri. buona Pasqua? Lei non sa. Buona Pasqua, cioè non è che c'è. Come Non fai? Il è napoletano quando dici chiaro. buona Pasqua? Facite una buona Pasqua. Ah, facite una buona Pasqua. Allora. Aspetta, ci devo pensare un Bedda attimo. Pasqua. Bella Pasqua, no, non mi piace. Facciamone questa bella Pasqua. In francese? Bon fête de pacatus. Morbido. E buona Pasqua da tutti noi. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Forza Napoli, sempre. Sempre. Mamma mia, che spettacolo, uscì!